Benvenuti, sono RioFest85 e oggi ci troviamo nuovamente qui su Far Cry 4. Allora, siamo nella parte nord del Kirat, siamo nel solito, nel solito posto, i canali qualcosa, canali della Guardia Reale, canali della Guardia Reale. Vabbè, non ho liberato gli avamposti, però ho liberato bene, vedete, tutta questa parte aprendo praticamente una torre, liberando finalmente una torre. Le torre che mancano sono poche, sono tre torri, poi tutti gli altri sono gli avamposti, che quelli andranno liberati piano piano e quindi comunque vanno visti al più presto, perché se non si tolgono gli avamposti diventa abbastanza difficile fare le missioni. Allora, direi di andare da Sabal adesso. Vedete, dovremmo passare molto vicino all'avamposto. Questo non va tanto bene. Comunque, andremo da Sabal. Poi Longinus la faremo la prossima volta. Poi libererò un po' di avamposti e poi andremo da Longinus. No, mi sono dimenticato una roba. Adesso andiamo subito a cambiarlo. Stai zitta. Allora, perché ho fatto dei cambiamenti. Allora, come potete vedere, ho cambiato l'MP5 e ho messo questo F1 che, come potete vedere, è un pochettino più potente. Ha una cadenza di fuoco sicuramente meno, ha meno cadenza di fuoco, però è più potente, fa più danni. Allora, adesso qui dobbiamo fare armi secondarie e mettere questa, perché comunque questa l'ho provata, non è male, però non è abbastanza, non mi piace abbastanza, quindi preferisco questo più. È sicuramente molto più interessante. Questo invece risulta più tattica come arma. Mi piace molto quest'arma qui, eh. Quest'arma nuova è molto bella. Allora, adesso andiamo da Sabal. Io spero sinceramente che non sia troppo difficile Questi chi sono? Ah, questi sono del sentiero d'oro. Ok, siamo arrivati. Ah, è proprio in mezzo all'asta. Ho superato il ponte. A nord trovi Utkarsh, il villaggio modello di vita sotto il giogo di Pagan. Tutta propaganda. Abbiamo degli uomini lì. Nessuno conosce il nord meglio della nostra cellula. Devi andare da loro. Ok, quindi dobbiamo andare da questi qui. Ok, andiamo questi. Prendiamo il fucile di precisione. Saliamo qua. Ah no, non ci fa salire. Però da qui mi sa di sì. Ah sì. Utkarsh.
Ah no, mi devo incontrare con i ribelli di Urkash. Strani. Ok, dobbiamo entrare qui dentro, quindi vai. Ti aspettano al piano di sotto. Grazie per averci riunito con il sentiero d'oro a sud. Dì ad Amite Sabal che siamo pronti alla lotta. Hanno scelto dei... Guarda un po' che bel costruzione. Pagan. No, è la mia famiglia. Oh, questo. Oh, mi piace. Cos'è Mogano? Ma guardala, una bella coppia in una bella casetta. Proprio brava gente. Dunque, sai che mi hanno detto che per scoprire la vera ospitalità di Utkarsh, allora bisogna andare dai Ranas. No, abbiamo chiesto a tutti e tutti ci hanno detto la stessa cosa. Loro sono i più ospitali. Chiacchierano con tutti. Con tutti, ho chiesto. Con tutti, dicevano. Erano così convinti che ho deciso di scoprirlo di persona. È carino. Ecco, insomma, volevo avvisarvi. Avvisarci? Beh, sì. Ora, non so se lo sapete, ma mi dicono che da queste parti c'è gente molto poco raccomandabile. E sono preoccupato che questa gente, questi terroristi, beh, possano abusare della vostra ospitalità, rovinando questa bella reputazione. Sarebbe un peccato se succedesse. Certo. Già. Bene. Mi consentite, dunque, di proteggervi? Voi e la vostra reputazione? Grazie, sì, Remy. Ogni tuo desiderio è un ordine. Sono contento che siamo d'accordo. Bene, non vi ruberò altro tempo. Ci vorrà solo un momento. E poi dicono che ho perso il contatto coi sudditi. Voglio Pagan. Ok. Sabal, ho trovato Pagan. Lo sto inseguendo. Cosa? Sei sicuro? Affermativo. Puoi farcela, fratello. Ok, quindi dobbiamo beccare Pagan. Allora, è da questa parte Pagan. C'è un idiota in girocottero! Levatevelo di dosso! Thank you.
piccola merda mi sta seguendo! Uccidetelo! Ok, ho fatto la missione. Ciao Ajay, ti sono mancato? Sì, dai un po'. Paga! Ti ho ucciso! No, mi hai appena rovinato un ottimo sosia stempiato. Sai quanto mi era costato farlo? Non era nemmeno asiatico, tu pensa. Veniva da Melbourne, credo. Il suo crimine fu di nascere con degli zigomi perfetti. Chi credi che ci sia sulle banconote? Non importa, acqua passata. Direi che alla prossima saremo solo io e te. Soggetti è come rubare al nostro grande leader. I civili scoperti in attività di saccheggio ai danni dell'armata reale verranno arrestati e puniti tempestivamente. Va bene, insomma, quindi a questo punto sembra che abbiamo finito. Sì. Eh sì, Sabal non c'è più. Infatti c'è una missione del vicino, missione di del sentiero d'oro. Allora, io direi di scendere. No, questo è un avamposto. Scendiamo qui un secondo. Ok. Allora, da qui direi che possiamo andare ad Urkesh. Ah, Utkrash. Ah, ok, ci ha dato questo punto di... Però dobbiamo togliere l'avamposto. No, per adesso andiamo qui. Allora, quindi abbiamo fatto questa missione. In poche parole è venuto fuori che Pagamin aveva fatto era andato in questo villaggio e noi pensavamo di averlo in pugno finalmente. Lo uccidiamo, cioè lo uccido io, lo faccio saltare in aria e praticamente poi dopo un pochettino, poi dopo veramente poco tempo ci contatta e ci dice che era un suo sosia, quindi praticamente non abbiamo concluso nulla, quindi siamo sempre in ballo e niente, quindi non ci siamo liberati purtroppo di Pagamin, che io direi comunque a questo punto è forse uno dei cattivi forse più carismatici che fino adesso posso dire di aver visto negli ultimi videogiochi, perché sicuramente a modo suo è un grande. Io direi che con questo possiamo chiudere il gameplay, è stata una bella missione e con questo è tutto da Wario Fest 85, un saluto, alla prossima, ciao.